Diciamoci la verità, ci siamo persi. Con tutti questi DPCM sul contenimento del coronavirus, non solo abbiamo perso il conto del numero di autocertificazioni, ma anche dei metri da rispettare di distanza tra le persone, dei luoghi dove bisogna portare la mascherina, del numero di persone che si possono invitare a una cena o una fiaccolata, di quanti giocatori possono partecipare a una partita di calcetto, che poi ormai siamo costretti a giocare a calcio tennis visti i limiti. Ed allora mi sono detto, visto che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre, vogliamo fare un bel video in cui parliamo di quali sono le misure che dobbiamo rispettare da adesso per i prossimi 3 mesi? Tipo, si possono organizzare falò sulla spiaggia? Si può andare in 5 nella stessa macchina e magari superare la propria regione? O si può andare in 2 sul motorino anche se non si è conviventi? Se faccio una passeggiata devo per forza portarmi la mascherina? Insomma, ho così tanti dubbi nella testa che voglio risolverli insieme a voi subito dopo la nostra sigla. Con la proroga dello stato di emergenza disposta dal Consiglio dei Ministri, le misure di contenimento anti-Covid mantengono validità fino al 15 ottobre. Intanto è stata anche prorogata di 10 giorni la validità dell'attuale DPCM emanato dal Premier Conte il 14 luglio, che altrimenti sarebbe scaduto alla mezzanotte del 31 luglio. Il nuovo DPCM sarà emanato la prossima settimana e conterrà probabilmente la conferma delle principali regole vigenti, cioè l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento minimo di 1 metro e divieto di assembramenti. Per contrastare la diffusione del Covid-19 ci sono precauzioni da rispettare che, in virtù dei DPCM emanati fino ad oggi, assumono il valore di vere e proprie regole di comportamento alle quali dobbiamo attenerci. La loro inosservanza è sanzionata solo in via amministrativa, quindi non ci sono reati, salvo nei casi più gravi di procurata epidemia in osservanza della normativa sanitaria. Ribadiamo allora le principali norme di sicurezza. Obbligo di indossare la mascherina nei locali chiusi, rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti. Chi ha infezione respiratoria con febbre superiore a 37,5 gradi deve rimanere a casa e contattare il proprio medico curante. Il virus sta alzando di nuovo la cresta. Il Corriere della Sera ieri diceva che la colpa è dei giovani responsabili del fatto di non rispettare il divieto di assembramento e di non portare mai la mascherina. Insomma, secondo gli esperti, gli untori sono i ragazzi. Ed è proprio ai ragazzi quindi che mi rivolgo con questi brevi chiarimenti per spiegare cosa è consentito e cosa no. Risponderò alle domande più frequenti che mi avete mandato fino ad oggi. Prima domanda: 5 amici possono entrare nella stessa auto? No, è considerato assembramento. Nel trasporto privato, quando le persone non sono conviventi, è ammessa nell'auto la presenza del solo guidatore nella parte anteriore e di 2 passeggeri al massimo per ciascuna fila di sedili posteriori. Perciò un'auto a 5 posti può portarne al massimo 3 e con l'obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Invece 5 persone potrebbero entrare se l'auto è un pulmino a 7 posti, dotato quindi di 2 file di sedili posteriori. Seconda domanda: chi va ad esempio dal Veneto in Calabria si deve mettere in quarantena? Dal 3 giugno 2020 è tornato possibile spostarsi tra le diverse regioni italiane per qualsiasi motivo. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con appositi provvedimenti in base all'andamento del rischio dell'epidemia. Ad esempio, chi arriva in Calabria dal 3 giugno in poi ha l'obbligo di autosegnalarsi registrandosi al portale della regione, anche a mezzo del tour operator o della struttura ricettiva ospitante, ma non dovrà fare la quarantena. Potrà eventualmente essere sottoposto a test a discrezione dell'azienda sanitaria competente alla vigilanza. Questo a dimostrazione della presenza di regole specifiche che variano da regione a regione. Ognuna può disporre il proprio monitoraggio sanitario sugli arrivi e sulle partenze, senza però ostacolare la possibilità di circolazione e spostamento sul territorio nazionale. Se faccio una passeggiata, mi devo mettere la mascherina? La passeggiata all'aperto non richiede più di indossare la mascherina, salvi specifici obblighi per determinate zone o eventi quando c'è molta gente, come nel caso di manifestazioni in piazza. La mascherina però va portata e messa quando il distanziamento fisico in piedi a 1 metro o più di distanza non è possibile. Perciò, siccome in talune occasioni non è possibile prevedere se ci sarà folla sulla strada percorsa, una via del centro cittadino, ad esempio la piazza di una località turistica e via di seguito, è opportuno portare con
con sé la mascherina per indossarla all'evenienza. Se si deve entrare in un locale chiuso come un ufficio pubblico, un negozio o un centro commerciale, la mascherina invece deve essere sempre indossata. In un lido balneare si deve portare la mascherina? Negli stabilimenti balneari le mascherine non sono obbligatorie, bisogna comunque seguire le regole anti-Covid stabilite nelle linee guida e negli eventuali protocolli locali e in ogni caso mantenere il distanziamento sociale. All'ingresso del lido devono essere esposte le modalità di informazioni sulle misure da seguire all'interno della struttura balneare. Si può fare un falò in spiaggia con gli amici? Con l'emergenza coronavirus la maggioranza delle regioni e dei comuni hanno assunto un orientamento restrittivo, considerando i falò in spiaggia un'occasione di assembramento e pertanto sono stati imposti degli specifici divieti per quest'estate. Si può andare in due sullo stesso motorino se non si è familiari conviventi? Non è possibile andare in due sulla stessa moto se non si è conviventi, perché non è possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro. Per fare la spesa devo per forza portarmi la mascherina? Assolutamente sì, altrimenti il negozio potrà impedirmi l'ingresso e voi sareste in trasgressione. Gli esercizi commerciali aperti al pubblico impongono ai clienti, come al personale dipendente, di indossare la mascherina all'interno dei locali. Altra domanda, posso organizzare ora una partita di calcetto con i miei amici? Sì, ora l'attività sportiva, quella motoria, all'aperto, è consentita. All'ingresso del centro sportivo potrà essere misurata la temperatura corporea ai giocatori e sarà impedito l'accesso a chi ha più di 37,5 di febbre. Rimangono comunque vietati gli assembramenti, ad esempio negli spogliatoi. In questo periodo bisogna prediligere i campi di gioco all'aperto. Poi, posso fare una partita di beach volley in spiaggia? Valgono le medesime regole che abbiamo visto per il calcetto, trattandosi quindi di uno sport di contatto. Attenzione quindi agli assembramenti degli spettatori. Un aperitivo su spiaggia è considerato un assembramento? L'aperitivo in spiaggia è consentito quando viene mantenuto il distanziamento minimo di un metro tra i presenti. In concreto può comportare rischi quando c'è un gran numero di partecipanti e la movida rischia di diventare tumultuosa e in questo caso si avrebbe un assembramento vietato dalla legge. Bene amici, ho risposto alle principali domande che mi avete fatto. Mi raccomando, continuate a seguire il canale per rimanere aggiornati. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.